Ciao a tutti ragazzi da Macello Gaming 68, ragazzi, torno sul canale per portarvi una novità. Allora, ci troviamo chiaramente nel contesto Farming Simulator 2022, nella mappa Lemel Creek, la mappa diciamo di default, ma non sono qua ragazzi per giocare questa mappa perché comunque l'abbiamo già giocata in passato, ma sono qua per portarvi una novità. Allora, la mappa in questione è Lemel Creek, però il modder ha fatto delle modifiche rinominandola. In effetti la mappa si chiama la Mining Construction Economy 2002, cioè 22, scusatemi ragazzi. In pratica cosa succede ragazzi? Sono qua per fare una nuova serie in questa bellissima mappa Movimento Terra e non solo. Andrò a fare anche dei viaggi con mezzi un po' speciali, un po' particolari, soprattutto marca Caterpillar ragazzi. Dunque, oggi è la prima puntata, è diciamo una serie che ci stavo lavorando più o meno una settimana per cercare di capire un po' questa mappa, per cercare di capire come attrezzarla soprattutto. Dunque oggi ho detto vabbè, facciamo la prima puntata, vediamo cosa ne pensate voi ragazzi, questo è molto importante, infatti mi aspetto veramente che mi scriviate dei commenti. Parto con un gameplay, vediamo un attimino, poi magari se è il caso si può passare anche a una live, non è un problema ragazzi, però la prima puntata preferisco farla con un gameplay. Allora ragazzi, questa è la mia zona, mi sono scelto questa casetta qua perché in pratica noi avremo la fattoria là dove si partiva vicino ai silo. Chi conosce le Lemel Creek, la mappa è più o meno dall'altra parte. Qui siamo nella zona, qui il mercante di bestiame da queste parti, però ragazzi tutto modificato, non è fatta da me chiaramente, è una mappa che sono andato a prendere nei siti esterni, è una mappa che ha modificato il modder, che l'ha fatta proprio per fare movimento terra, viaggi, abbiamo la fabbrica del cemento, abbiamo la fabbrica del marmo, abbiamo la fabbrica delle pietre, abbiamo tanta roba ragazzi, non sto a spiegarvi tutto perché sennò veramente ragazzi non finisco più. Tanto io direi in questo momento ci prendiamo il nostro pick up, come vedete l'ho scelto apposta, un po' male andato, tutto arrugginito ragazzi, però ci sta. E facciamo un giretto. Allora, vi dicevo, questa per il momento è la mia postazione, poi non è detto che magari nel frattempo non mi sposto da qua, magari vediamo se ci ingrandiamo, se diventiamo belli potenti. Allora ragazzi, qua io ho preso questo terreno dove ho messo questo capanno qua, con i pannelli solari, perché penso di andare a parcheggiare i mezzi che andremo a comprare e piano in mano che cresciamo, piano piano ne metteremo anche altri. Qui ho messo un polivapor per la pulizia dei nostri mezzi, mezzi belli grossi, ragazzi, e qui chiaramente per il gasolio. Allora ragazzi, io parto un attimino da qua, vi faccio vedere un attimino in cosa consiste questa nuova serie, ragazzi. Non faremo niente di seminature, non faremo niente di trebbiature, trinciato, nulla di che, ragazzi, ma mi dedicherò seriamente al movimento terra. Allora, partiamo subito con la prima fabbrichetta, ve la porto a vedere. Questa è sempre l'ML Creek, ragazzi, è modificata, chiamata con un altro nome. Questo modder ha preso la mappa e l'ha modificata per fare il movimento terra. Allora, qui parte la prima cava, come vedete, ragazzi. Eccoci qua. Qui abbiamo la fabbrica, la prima cava con le pietre. Eccoci qua, poi chiaramente dovremo andare a prendere dei mezzi e infatti oggi ho intenzione, se riesco, se non mi allungo troppo, di far partire almeno questa, ragazzi. Questa è la fabbrica in questione, ragazzi. Come vedete qua ci sono gli scarichi, si viene con il camion a scaricare. Faccio a piedi che faccio più veloce, ragazzi. Qui bisogna scaricare il cippato, ecco qua. E da quest'altra parte dobbiamo mettere l'acqua, dunque sarà un bel viaggiare, organizzarci con cisterna, organizzarci con la vasca del camion, organizzarci con le pale meccaniche, con gli escavatori, con tutta quella roba lì, ragazzi. E poi qua penso che si viene a ritirare. Parlano di lithium, io sono andato a vedere su internet, ragazzi, parlano addirittura di una medicina, non ho capito bene cosa sia, però andrò a informarmi. Ragazzi, tengo a precisare che la mappa è nuova anche per me,
perciò probabilmente ci sarà qualche problemino, nel senso che devo capire un po' come funziona, perché la mappa io sì, è vero che ce l'ho una settimana, ma più che altro ho organizzato un po' i pacchetti dei mezzi che andrò a usare, sono andato a vedere un po' rimorchi, tutte quelle robe lì, perché veramente c'è tanta roba, ragazzi. Ecco, questa, dicevo, è la prima. Adesso vi porto a vedere le altre. Veramente non so se riesco a farvi vedere tutto, però piccolo giretto lo facciamo per capire cosa ho intenzione di portarvi. Allora, Movimento Terra noi ce l'avamo già visti anche quando il periodo che io andavo ancora con la console, le mappe fatte da noi, un po' insomma, fatto lavorare un po' la fantasia usando come terra la razione mista, eccetera, eccetera. Qua invece, ragazzi, usiamo qualcosa di vero. Perché la mappa, ripeto, non l'ho fatta io, ragazzi. Poi torniamo indietro, andiamo da questa parte qua, ok, ci sono fabbriche dappertutto, ragazzi, ci sono fabbriche dappertutto, ci sono giacimenti dappertutto. Eccoci qua, ragazzi, qui intanto attraversiamo, ecco, questo è solo materiale che dal fiume si deve togliere con l'escavatore, portare via tutta la roba per fare le pulizie anche al fiume, perché c'è da fare anche questi lavori, ragazzi. Ecco, questo è un giacimento di terra, ragazzi, vedete, tanta roba da togliere via qua, ragazzi. E poi chiaramente qua abbiamo lo stabilimento dove c'è tutta la lavorazione, vedete? Qua chiaramente si va con le ruspe, si butta dentro, c'è tutta una lavorazione da fare. Ecco, qua mi sa che devo portare anche il gasolio per far partire questo generatore. Vedete, è una roba molto bella, ragazzi. Io è circa una settimana che la stavo guardando, dandogli un'occhiata. Ho deciso di portarla perché a me, vabbè, poi usare i mezzi, il Movimento Terra, a me piace una cifra. Dunque ho detto, dai, la porto, vediamo un po' ragazzi cosa ne pensano. E via. Ecco, qua abbiamo questo. Allora, devo andare. Andiamo da questa parte, facciamo tutto il giro, ragazzi. Perché c'è veramente tanta roba, ragazzi, tanta roba. Ecco, intanto, come vedete, passo con la macchina un po' la terra, la sto appiattendo, vedete che si sposta come passo con la macchina. Ok, vediamo se riesco a venirne fuori da qua. Sì, dai, insomma, qua terra da togliere ce n'è tantissima, ragazzi, ma veramente tanta. Qua ne abbiamo ancora una di fabbrica. Poi è chiaro, ragazzi, ripeto, pian pianino, ecco qua, vedete, questa è un'altra fabbrica, devo capire ancora. No, questo però, aspetta un attimo, vediamo un po'. Acquista per, no, mulino da grano questo, no, no, questo no. Almeno, penso che questo non faccia parte, o sì, boh, no. No, non penso che faccia parte del pacchetto che ha fatto il nostro mover. Ok, andiamo ancora giù. C'è veramente tanta roba da fare, ragazzi, e poi i mezzi che andremo a usare fanno veramente paura, ragazzi. Ok, andiamo su di qua perché non è ancora finita, raga. Ecco, come vedete, tutto il pietrisco nel ruscello, dunque c'è da pulire anche tutto il ruscello. Ecco qua l'altra cava, apro un po' la visuale. Guardate qua, ragazzi, paura, tanta roba, tanta roba. Ripeto, non l'ho fatta mia, non è un lavoro mio, è una mappa già pronta, la trovate nei siti esterni. Allora, vediamo un po' qua, perché io l'ho girata, sì, però non mi ricordo. Ah, qua c'è da fare qualcosa, ragazzi, ho visto. Non ho capito se è da fare a mano, se non lo so come va fatto. Comunque ho notato che dentro la vasca c'è un trigger, vedete? Bisogna vedere cosa consiste fare quella roba lì. Però pian pianino
col passare del tempo, con gli episodi che andrò a fare, sempre se voi siete dell'idea, piano piano scopriamo un po' tutto. Allora, andiamo giù di qua. Ecco qua abbiamo terra da una parte, abbiamo ghiaia dall'altra. Questa è un'altra fabbrichetta da mettere in moto, chiaramente, ragazzi, come vedete. Ci dovrebbe avere dei trigger da queste parti. Sì, vedete, qua c'è, eccolo qua, un frantoio, una specie di tramoggia, diciamo, dove scarica il camion. Ci sono scritte tutte le robe che bisogna portare nei determinati cantieri, chiamiamolo così, cave, ecco. Ecco, qua si scende giù, raga, come vedete. Qua poi andrò a portare dei mezzi per questo tipo di lavorazione qua. Qua abbiamo i sassi, ragazzi, qui c'è l'estrazione dei sassi. Guardate qua, qua abbiamo un bordello di roba da togliere, come vedete. E poi, se non ho capito male, ragazzi, noi dovremo in pratica togliere tutte queste pietre e portarle via, arrivare da questa parte qua dove inizia, la terra, perché l'unica entrata è passare sotto questa roccia, dunque dobbiamo liberare tutto qua. Vediamo come fare, perché tanto abbiamo pale gomate di tutte le misure, cingolate di tutte le misure, dalla più grande, enorme, mastodontica alla più piccoletta. Dunque, insomma, aprire un varco qua penso che non sia un problema. L'unico problema potrebbe essere portare via tutta questa roba, però insomma è chiaro che ci daremo da fare, chiaramente. Io trovo che sia, se vi piace questo tipo di gioco qua, trovo che sia veramente una mappa molto 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 interessante, diversa chiaramente dal gioco di farming che siamo abituati a fare, che è quello di andare a seminare, le raccolte, il bestiame. Ecco, qua parliamo di tutt'altro, movimento terra, viaggi, estrazioni dalle cave. Dico le cave, ragazzi, perché ce n'è più di una, attenzione, ce n'è più di una. Io adesso, piano, piano, piano. Andiamo un attimo, ogni tanto mi lascio prendere un po'. Nonostante sia bello vecchiotto e tutto arrugginito, ragazzi, comunque vedete che va di brutto, viaggia di brutto. Ok, poi andiamo anche da questa parte qua. Ecco, come vedete qui altre fabbriche. Anche qua c'è da portare delle robe, nastri trasportatori. Come vedete è tutto un funzionale, ragazzi, tutto, da tutte le parti c'è da fare un sacco di roba, anche qua probabilmente da portare, adesso non so se dell'acqua, del gasolio. Ecco, questo adesso sembrerebbe quasi asfalto visto così, poi insomma è chiaro che bisogna vedere un po' tutto. Qua non lo so, ragazzi, c'è un sacco di roba da fare, cioè veramente. Ecco, questa è una pozza dove questo terriccio qua va tirato via e messo da qualche parte. Lui l'ha fatta apposta perché qua si lavora con l'escavatore o con qualche pala meccanica. Ecco, qua abbiamo ancora impianti, come vedete, ragazzi, qua si viene col camion a scaricare un'altra tramoggia per far partire tutto l'impianto, poi ha aggiunto questi nastri trasportatori, perché chiaramente una volta che l'impianto lavora, comincia a buttare fuori, noi ci dovremo far trovare con il camion e la vasca, parcheggiati sotto per caricarci. Qui abbiamo un altro capanno con un'altra piccola industria, come vedete, non so se lavorazione sembrerebbe quasi, vediamo un po'. Processor, edificio, stell. Non riesco a capire se è l'oro, se è la ghisa, comunque qualcosa di squagliato, come vedete, ragazzi. E dunque anche qui penso che dovremmo lavorare, portare sicuramente qualcosa, capire un attimino. Ecco, qua c'è lo scarico, capire un attimino come funziona anche questa roba qua. Vediamo un po', qua sono pietre, eh? Sembrerebbero pietre, però è chiaro, tutto da capire. Ecco ragazzi, come vedete la mappa è piena di roba, è piena veramente di roba e insomma c'è tanta roba da fare pian pianino, ma la cosa bella è che andrò a usare dei mezzi veramente da cava, ragazzi, non mezzi,
sono andato a scaricare dei pacchetti un po' particolari, soprattutto Caterpillar, ragazzi, parliamo di Caterpillar. Ok, proseguiamo un attimino il nostro giretto, vediamo un po' dove ci porta. Allora, se io vado qua, usciamo da quella parte là, sì. Proviamo ad andare qua, ragazzi. Ripeto, mi devo ancora abituare alla mappa perché, insomma, è chiaro che per me è nuova. Ok. Però, pian pianino, a furia di lavorarci. Allora, là c'è un'altra fabbrichetta, ve l'ho fatta già vedere, quella? Mi sa di sì. Sì, quella, ok, sì, quella ve l'ho fatta già vedere. C'è una serie di cave, ragazzi, veramente una serie di cave. Io, se riesco, volevo farne partire almeno una oggi. Chiaramente non tralasciando il giro, perché voglio farvi vedere. Questa è quella di prima. Ah, dobbiamo andare giù di qua allora. Sì. Andiamo giù di qua. Questa è quella che vi ho fatto vedere prima, chiaramente. Ecco, noi siamo passati da sotto lì nell'acqua. Adesso andare via, passiamo nel ponte. Poi non è finita ancora, ragazzi, non è finita, ce ne sono ancora. Ok, eccoci qua. Ecco, io volevo fare, se riesco, far partire questa oggi, ragazzi. Questa è ancora un'altra. Come vedete qua abbiamo... Ah, ma siamo già venuti qua? Sì, gliel'ho fatta già vedere questa. Allora, andiamo in quella di granito, però devo vedere un attimino la mappa, ragazzi. Allora, io mi trovo... Dove sono? Ecco qua, siamo qua, dobbiamo andare qua. Dobbiamo andare qua, ragazzi. Allora, con la macchina ci conviene passare... Allora, facciamo così, apro un attimino qua, raga, così... Qua usciamo, che questa ve l'ho fatta già vedere. Ok, devo uscire da qua. Andiamo a quella del marmo, ragazzi, pazzesco, quella del marmo è bellissima lo stesso. Qualcosa di veramente spettacolare. La mappa, ripeto, la vecchia Emerald Creek, ragazzi. Sì, andiamo di qua, poi giriamo verso giù, chiaramente. Ecco, vedete il nostro pick up, nonostante sia vecchietto, lui se la viaggia lo stesso. Ok, giro qua, andiamo giù di qua. Ok, perfetto. Adesso pian pianino mi dovrei ricordare. Dicevo, nonostante sia vecchietto, il nostro pick up se la viaggia lo stesso. Ok, allora vediamo se mi ricordo. Dobbiamo attraversare il campo, vabbè, fa niente, ragazzi, la attraversiamo lo stesso. Però volendo si può passare anche da là dai silos. Chiaramente ci sono i campi perché, ripeto, ragazzi, la mappa è la vecchia Emerald Creek, però rinominata perché è tutta modificata dal nostro... Ecco, vedete, un altro laghetto che dovremo andare a pulire. Guardate qua, pietrisco dappertutto, arrempito dappertutto. E anche qua dovremmo fare un bel lavoro con gli escavatori e pulire tutti i laghi. Ce ne ha messo roba da fare, ragazzi, ce ne ha messo. Ma la cosa bella è quella, ragazzi, che poi, insomma, sono andato a scaricare, come vi ho detto prima, dei pacchetti molto particolari. Dunque, penso di fare, spero di fare un bel lavoro. Allora, vediamo se riesco ad arrivare alla cava del marmo, perché abbiamo anche quella. Riusciamo a entrare nella cava del marmo, vediamo un po'. Sì. The Miner, YouTube, Mabler.
Eccoci qua ragazzi, questa è la cava del marmo che fa i blocchi di marmo, veramente tanta roba ragazzi. Guardate qua. La cosa bella è che voi quando la fate partire chiaramente va messa l'acqua, io ho già fatto qualche piccola prova per vedere un po' come funziona, lei lavora e nel frattempo, come nelle vere cave del marmo, vi butta fuori i blocchi di marmo. Non so se avete mai visto nei documentari, eccoli qua, questi sono i blocchi che io ho già preparato che sono da portare via. Chiaramente ci vuole una gru, chiaramente ci vuole un camion con un carrello, una pedana mobile dove caricare la gru e ci vuole un altro carrello dove caricare questi blocchi qua, ragazzi. Tanta roba, vi butta fuori questi blocchi e voi li dovete prendere. Questa è la cava di marmo, ragazzi. Perciò, vi ripeto, oggi vi sto facendo sto facendo un giro per farvi vedere un po' la mappa, però insomma ragazzi, come vedete, roba da fare ce n'è. Ecco, qua c'è la strada che ci porta su a mettere l'acqua, dobbiamo venire qua con una cisterna. Vedete, qua mettiamo l'acqua e tutto quanto. Poi una volta che è messa, perché questa funziona solo esclusivamente con l'acqua, per il semplice fatto che anche nella realtà, ragazzi, chiaramente usando i macchinari e comunque le taglierine per tagliare i blocchi di marmo va usata l'acqua, perché sennò la lama si riscalda e si brucierebbe nell'arco di 2 secondi. Invece lavorando con l'acqua la lama rimane sempre fredda e comunque fa il suo lavoro e continua a tagliare i blocchi di marmo. Questo succede anche nella realtà. Dunque dovremo qua portare con la cisterna l'acqua e metterla in funzione, va solo messa l'acqua e dopodiché si può fare tutto il resto. Veramente, veramente tanta roba, ragazzi. Io spero che questa mappa qua vi possa piacere per i più appassionati, per quelli che hanno la passione per i mezzi del movimento terra. Io sto pensando un po' a tutti, chiaramente, sto portando la mappa tedesca, sto portando questa, riprenderemo a portare Eurotruck, American Truck, ragazzi, sto portando un po' di tutto in modo da accontentare un po' tutti, ragazzi, chiaramente. Poi, cosa abbiamo ancora? Aspettate che devo vedere la mappa. Siamo qua. Ah, c'è l'impiantino. Aspetta, aspetta. L'impiantino, se riesco ad andarci, ragazzi, mi aiuto un po' con la mappa perché ripeto, ancora non sono tanto pratico. Non è che non sono pratico dell'Helm Click, non sono pratico di come l'ha modificata il nostro modder. Ecco, io volevo andare in quell'impiantino là perché c'è un impiantino anche da questa parte. Piano piano, devo passare per forza qua sopra, ragazzi. Qui abbiamo un'altra fabbrichella, ma se io taglio per il campo, scusa. Ma sì, ragazzi, tagliamo un attimino per il campo, niente. Qui ci dovrebbe essere un'altra fabbrica. Allora, usciamo da qua, proviamo a girare da questa parte, ci dovremmo picchiare sopra. No, questa è la gallina, non c'entra niente. Però qua me l'assegna come fabbrica per la lavorazione, anche qua si fa qualcosa. Ah, sì, ok, adesso mi ricordo. Qui come vedete ragazzi, guardate su, mamma mia, guardate lì cosa esce, addirittura il fuoco. Addirittura il fuoco qua, vediamo un po'. Ecco, anche qua probabilmente dovrò portare del gasolio, della benzina, non ne ho idea. Però come vedete, guardate qua si scarica che cosa? Taro. Dunque, dov'è che parte qui per farla partire? Devo capire un po' dov'è la chiave per farla, perché mi sembra che questa l'ho già attivata. Chiaramente non produce niente perché ragazzi non ho fatto ancora niente e non ho portato ancora niente.
C'è una chiave che fa parte di questo stabilimento. La Madonna, quanto è grosso. Ah, eccola là, ragazzi, eccola là qua. Allora, qua mi dice di portare. Questo dovrebbe essere olio crudo, se non sbaglio, ragazzi. Olio crudo ci butta fuori il diesel. E l'altro non riesco a capire cos'è il tar. Non ho idea cosa potrebbe essere il tar. Però ci butta fuori anche il diesel. Il discorso è come si prende, dove si prende l'olio crudo, se si produce. Bisogna un attimino vedere tutto quanto. Per quello vi dico, non sarà una passeggiata, però insomma è chiaro che piano piano scopriamo tutto. Un passo per volta scopriamo tutto, ragazzi. Dove ho lasciato la macchina? Eccola qua, faccio prima salirci sopra. Ecco ragazzi, questa è la mappa che sono andato a prendere per cambiare un po' la situazione su Farming, portare anche una determinata, un determinato discorso di movimento terra, di viaggio con i camion, insomma, un po' una cosa diversa dalla classica semina, che chiaramente nulla da dire, tanto di cappello anche l'agricoltura, ci mancherebbe altro. Anche perché comunque porto la mappa tedesca. Ecco, questa ve l'ho fatta già vedere. Poi insomma è chiaro che ce ne sono altre, ragazzi, però magari vediamo un po'. Ecco, ce n'è un'altra lassù, non so se lo vedete, in rosso, quello è un altro stabilimento. Possiamo andare anche a vederlo perché tanto sto andando verso il negozio. Ecco, questa è la zona dove mi sto costruendo io, piano piano, niente di che. Ho messo un capanno, mi sono fatto la residenza in quella casetta lì. Adesso passeremo anche vicino alla classica azienda quando si apre l'Elmecric, no? Questa mappa qua, la piccola aziendina. Se non sto sbagliando strada, ma non penso. Ce la facciamo a superarlo? E direi proprio di sì, dai. Neanche lo vediamo. Ecco, qua potrebbe esserci un altro stabilimento, no, c'è un altro stabilimento, non potrebbe esserci. Eccolo qua, ragazzi. Anche qui c'è da fare delle robe. Anche qui ci sono da fare, da portare. Ecco, non vorrei che qua magari si potesse produrre, no, boh, non lo so. Comunque, vedete tutti i trigger che ci sono in terra, raga. Quanta roba c'è da fare in questa mappa. Piano piano devo scoprire cosa tutto dobbiamo, cioè cosa c'è da portare, chiaro, ma piuttosto cosa produce. Bisogna capire cosa producono queste fabbriche, perché qui le cose da portare sono 4, 5, no, lì è dove scarica, qua è il prodotto dove scarica. Vediamo un po', anche questa l'avevo sì abilitata. Penso sabbia, cemento. La Madonna, ragazzi, qui c'è da portare un bel po' di roba e poi vediamo il prodotto. Comunque, insomma, ragazzi, come vedete, c'è un bel lavoro da fare, c'è un bel lavoro da fare. Allora, raga, io direi a sto punto di farne almeno, visto e considerato che abbiamo un po' di tempo, di farne a partire almeno una, però dobbiamo andare via da qua. Capire dove sono, stiamo salendo su. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo scendere da questa parte, sì. E noi dobbiamo andare verso giù. Io devo andare in negozio, ragazzi. Dobbiamo tornare in negozio perché comincio a tirare fuori qualcosina. Così vediamo un po' come ce la possiamo giocare. Allora, speriamo di non sbagliare strada. Torniamo indietro, sì. Una volta che arriviamo all'incrocio dobbiamo girare. Allora, andiamo verso casa, se non sbaglio. Sì, stiamo andando verso casa, ok. Perfetto.
Ecco, qua all'incrocio dobbiamo girare sulla sinistra. Però io lo sto superando, passiamo da qua, va. Ok, perfetto, ci siamo. Via, andiamo. Sì, poi devo probabilmente girarla ancora. Qui ha messo dei palazzi con una gru. Io non ho capito se qua ci sono delle cose da fare, c'è qualche lavoro da fare, non ne ho idea, ragazzi. Ecco, questa è la nostra farm, come vedete, ragazzi, la nostra. Questa è la farm, diciamo, della vecchia Emerald Creek, ragazzi. La farm è quella lì. Io ho dovuto togliere la casa perché ho fatto il punto di nascita di là dove vi ho fatto vedere. Ecco, qua ci sono dei palazzi, io non ho capito se qua ci sono dei lavori da fare, delle cose da portare, perché magari c'è qualche triga e si potrebbe lavorare. Ecco, vedete, guardate qua, ragazzi. Non ho capito se portando la roba qua, magari la costruzione dei palazzi va avanti. Da verificare anche questo, ragazzi, da verificare anche questo. Un altro trigger qua, come vedete. Insomma, c'è tanto, veramente tanto. Ecco, un altro qua. C'è tanto, veramente tanto lavoro da fare, ragazzi, veramente tantissimo. Ok, torniamo là, andiamo dritti in negozio. Eccoci qua arrivati. Allora, questa ce la andiamo a parcheggiare qua. Ok, la lasciamo qua. Allora, ragazzi, io volevo incominciare a prendere qualche mezzo e fare qualche lavoretto in quella cava che vi ho fatto vedere della pietra dove ci va anche il cippato. Perciò andiamo subito in negozio, vediamo di buttare fuori un po' qualcosina. Poi chiaramente la mappa avremo modo di allungarci un po' di più per vederla, col portare avanti gli episodi magari diamo sempre un'occhiata per scoprire, magari ci sono ancora delle robe nuove da scoprire. Allora, andiamo su, ragazzi, andiamo su, eccoci qua, come vedete sono tutti pacchetti nuovi, però dobbiamo andare a prenderci prima un camion. Anche qua ho scaricato un po' di roba, ragazzi, abbiamo già i dumper, non so se li vedete. Questi sono camion da cava, per quello vi dico roba seria, ragazzi. Non abbiamo i camionetti classici di farm. Sono andato a prendere roba seria, sono andato a prendere dei caterpillar, dei camion che lavorano veramente in cava. E questi fanno paura, ragazzi, fanno veramente paura, tanta roba. Però non è roba che compriamo adesso, piano piano, prima, come si dice, ragazzi, ci facciamo le ossa, poi pian pianino ci cominciamo a comprare l'attrezzatura. Abbiamo anche qualcosa di più grosso, non abbiate paura, come scavatori. Abbiamo il nostro Liber 9800, guardate che bestia, ragazzi, guardate che bestia. Però questa, ripeto, ragazzi, questa è tutta roba che vi porterò pian pianino, ve la farò vedere piano piano. Abbiamo anche le pale, abbiamo la pala gommata, vediamo se c'è qua. No, non è qua. Dov'è la nostra pala gommata? Che è una bestia, fa paura, ragazzi, fa veramente paura. Però mi devo ricordare dov'è. Vediamo un po'. Sì, poi c'è una marea di roba, c'è veramente tanta roba. Ecco, abbiamo anche questa, ragazzi, guardate qua. Guardate che bestia. Abbiamo anche questa Caterpillar 9000, no, questa è la 9 990 K. C'è la 9, sì, questa è quella grossa, perché ne abbiamo anche un'altra, ne abbiamo. Comunque, ragazzi, come vedete, tanta attrezzatura. Dunque, abbiamo l'impossibile, ragazzi. Veramente questa volta ho detto portiamo un po' di roba. Ecco qua tutti i vari rimorchi per diciamo viaggi un po' speciali. Qui abbiamo una marea di rimorchi, delle vasche, la cisterna, abbiamo un po' di roba. Però chiaramente piano piano ci organizziamo. Allora, intanto andiamo a prenderci, come ho detto, qualche camion. Allora, con cosa partiamo? Vediamo un po' che prezzi abbiamo. Poi chiaramente questi sono quelli cassonati, diciamo la motrice. Ecco, questo è un trattore stradale con la gru, ne abbiamo più di uno. Abbiamo anche questi man cassonato e gru. Abbiamo quest'altro con la gru e la ralla per agganciare i rimorchi, un altro con la gru e ralla,
Anche questo, no, questo è lo Scania, ragazzi. Questa è una bestia. Questo è veramente bello. Questo è veramente bello. Allora, facciamo così. Io direi di partire con qualcosa di più. Ecco, prendiamoci questo con la gru e dobbiamo fare un po' di viaggetto, ragazzi. Dunque, tranquilli, ci mettiamo comodi e ci godiamo il gameplay. Allora, questo io direi per il momento di noleggiare, ragazzi. Per il momento noleggiamo, poi quando cominciano a entrare le finanze, dunque cominceremo a comprare i mezzi e le attrezzature che ci servono. Allora, andiamo a prenderci, di là bisogna portare una palagomata, bisogna portare, sì, di là bisogna portare una palagomata. Allora, ci prendiamo questo MAN, il TGS, ma io lo lascio anche così, non sto lì a cambiare tutto, ragazzi. Lo lascio anche così. Aspetta, configurazione ruote, ma sì, lo lasciamo così. Allora, noleggia, ok. Poi ci dobbiamo prendere, ragazzi, una bella piattaforma mobile. Dunque, andiamo via da qua e veniamo da questa parte. Ecco, ci prendiamo questa che va più che bene per caricare, perché poi vi spiegherò il perché va più bene. Voi magari mi dite, ma così è stretta. No, non c'è problema. Allora, noleggio anche questa, sperando che vada bene per agganciarsi con il MAN. Poi ci serve una bella palagomata o anche un escavatore. Sto pensando se portare un escavatore o una palagomata. Possiamo provare adesso con una palagomata, poi più avanti anche con un escavatore, perché comunque andrebbero bene tutti e due. È che ho paura che... No, non questo. Questo comincia a essere grosso, non so se sulla piattaforma ci sta. Questa è una bella bestia, ragazzi, questa è veramente una bella bestia. Quanto larga che sia la piattaforma. Andiamo a vedere se ci sta. Proviamo, proviamo, ragazzi. Lo butto fuori. Qualcosa un po' più piccola, no? Vediamo un po' se c'è qualcosa. Allora, questo cos'è? Il 3,95. Vediamo se abbiamo qua. Ecco, poi ci sono le palagomate. Un po'. C'è la gru. Questi sono tutti i segnali da mettere lì nei lavori. Ecco, qua abbiamo forse qualcosa di più piccolo. Vediamo un po'. Ecco, questo già sembrerebbe un po' più piccolo. Sempre della Caterpillar, ragazzi. Sempre della Caterpillar. Cosa sono quelle robe lì? Le luci? Non ci credo. Sono luci queste? Ma pensa te. Però aspetta, cosa ci va su queste? Ah, c'ha l'affare che chiude questo, ho capito, ho capito. Questi sempre grossi, vabbè, questo è enorme, lasciamo stare. Qui andiamo sul grosso, ragazzi. Qui andiamo veramente sulla roba esagerata, qua andiamo. No, vabbè, troppo enorme per questo, vediamo un po'. Mamma mia, ragazzi, che sono questa roba, che sono? Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Niente, allora andiamo sul primo che ho visto, vediamo un po' questo. Alla faccia, pensavo che era piccolo anche questo. Questo della chiesa addirittura, ragazzi, questo della chiesa. E invece ne ho visto uno qua. No, vabbè, quello è esagerato. Allora, vediamo un po'. No, sbaglio sempre. Proviamo a buttare fuori questo, ragazzi. Vediamo se riusciamo a imbarcarlo nella piattaforma. Cucchiaione da paura, ragazzi. Cucchiaione da paura. Allora, noleggia 22.000, ragazzi. Andiamo fuori a vederlo. Ragazzi, una bella bestia questa da portare via. Adesso vediamo se riusciamo. Questo da portare via è una bella bestia. Allora, intanto agganciamoci la nostra piattaforma, ragazzi.
e vediamo se riusciamo a portarlo via. Allora. Ok. Vediamo un attimino se riusciamo a caricarlo. Allora, intanto apriamo le nostre sponde. Ok. E poi allarghiamo la piattaforma, sperando che il nostro scavatore ci stia. Che non so, ragazzi, se ci sta, lo vedo, mi sa che è più largo, però ci proviamo. Allora, tiriamo sul braccio un attimino. Guardate che bestio, di che bestioni sto parlando, ragazzi, Vediamo se riusciamo a metterlo sopra. No, 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 ci sta, dai ragazzi, ci sta. Ci sta, ci sta. Pensavo che non ci stava. Ehi. Ah, aspetta, come mai? Boh, ci stiamo ragazzi, ci stiamo, dai, non pensavo peggio, ci stiamo. Magari la drizzo un pelino, che siamo un po' storti, raga. Ecco, io direi di lasciarlo così. Possiamo tornare anche un pelino indietro, perfetto. Allora, intanto vediamo se riusciamo a chiudere le sponde, raga. Prima di metterci in viaggio, lo leghiamo chiaramente. Possiamo abbassare anche un pelino il cucchiaio, vediamo un attimino. Il braccio idraulico se lo possiamo abbassare un attimo. Guarda ragazzi, meglio di così si muore, meglio di così si muore, raga. Ok, io direi di fare il primo viaggio e incominciare a portare questo, ragazzi. Chiaramente proviamo a legarlo, ecco qua le cinghie, luci tutto acceso ragazzi, ci mancherebbe altro. Io direi di provare a metterci, suona, ci mettiamo in viaggio ragazzi, facciamo il primo viaggio, andiamo a portare sto bestione che tra l'altro non è uno dei più grossi perché vi ho fatto vedere i grossi, però anche questo ragazzi come vedete è una bella bestia. Boh, io direi che piano piano ce lo portiamo a destinazione, ragazzi. Piccolino, piccolino, spettacolo, ragazzi, spettacolo. Io queste cose qua le amo veramente. Penso che sia uno spettacolo. Poi, chiaramente, bisogna essere amanti di queste macchine qua, chiaramente. Ci mancherebbe altro, ragazzi. Ognuno ha le sue passioni. Però io, per accontentare un po' tutti, sto cercando di portare anche questo, raga. Allora, dobbiamo cercare di raggiungere la fabbrichetta che abbiamo visto prima assieme, una delle fabbrichette che abbiamo visto prima assieme. Devo capire dove non sbagliamo strada, raga. Vai piano perché imbarcarsi un attimo, vai bello piano. Ci manca solo che ci ribaltiamo alla prima puntata, ragazzi. Guardate che bestia che sto portando in giro. Allora, noi dobbiamo andare laggiù, ragazzi. Dobbiamo andare questa qua sulla sinistra. Ok, pian pianino, giriamo, sperando che non ci sorpassi qualche macchina. Ok,
Primo viaggetto, sembra stia andando a gonfie vele, ultime parole famose, ragazzi. Fu così che si ribaltò tutto. No, dai, speriamo di no. Eccoci qua. Noi siamo arrivati, ragazzi. Io direi che lo possiamo scaricare qua. Allora, apriamo le sponde. Ma ho capito bene, ci sono i tiranti delle sponde sotto l'escavatore, raga. No, eccoli là. Quelli sono i tiranti, perché ho visto che quando tira su spariscono. Dunque presumo che sia i tiranti per tirare sulle sponde. Ok, raga. Portiamo giù il nostro bestione. No, al contrario. Piano, piano, piano. Lo porto direttamente giù, ragazzi, perché tanto dobbiamo lavorare qua. Andiamo in questo piazzaletto, ragazzi, qua. Vediamo. Facciamo subito una prova se riusciamo a tirar giù qualcosa, vediamo un attimino. Allora, no, al contrario. Com'è che apre il cucchiaio? Aia. Ah, ok, perfetto. No, allora così sì, ok, bene. Andiamo un pelino più avanti senza aver paura. L'abbiamo già, ecco, adesso poi piano piano devo capire i comandi, ragazzi, eh. Un attimo di pazienza. Allora, così, no, gira. Abbassare qua. Ah, ok, eccolo qua, trovato. Eccolo qua, raga. Eccolo qua. Ci possiamo girare anche da questa parte, dipende da dove parcheggio la vasca, raga. Però guardate che bestia, guardate che spettacolo, ragazzi. Ok, io direi di lasciarlo così, ragazzi, e facciamo un altro salto negozio. Andiamo a prendere una vasca. Ci serve una vasca per forza, ragazzi. Dunque, lasciamo un attimino la piattaforma qua. Ci prendiamo il nostro manto, torniamo in garage. Allora, questa si può staccare. Via, andiamo raga. Andiamo nuovamente in negozio, andiamo a prendere una vasca e incominciamo a fare la prima estrazione nella cava di pietra. Vediamo un attimino dove riusciamo a spingerci. Allora, vediamo se riesco a guidare un pelino da dentro. Mi scusi, eh. Sì, dai, ce la facciamo anche da dentro un pelino. Tanto dobbiamo andare dritti, ragazzi. Ecco, poi chiaramente adesso sto prendendo ancora la freccia accesa. Adesso sto prendendo un po', che voglio dire, non è male come cambio, però è chiaro che sto andando un po' a risparmio, perché comunque, come vedete, le finanze non sono altissime. Poi pian pianino cominceremo a buttare fuori i pezzi da 90, ragazzi, pian pianino. Oggi è la prima puntata, ho fatto un giretto per farvi vedere un po' la mappa, per farvi capire cosa intendo fare. E niente, dai, poi pian pianino ci organizziamo. Allora, vabbè, giriamo qua avanti, non è un problema. Siamo già arrivati, ragazzi.
Allora, ci fermiamo un attimo qua, raga. Andiamo in negozio e ci scegliamo una vasca. Vediamo un po' cosa ci possiamo prendere. Ah, forse le mole qua sono le vasche. Sì, ce le abbiamo anche qua. Allora, questa. Vediamo un po' cosa abbiamo. Ecco, questa. Proviamo questa, ragazzi, 32.000 litri, perché è bella anche questa, forse anche più da cava, però ragazzi questa è 52.000 litri, non so se poi il mal si mette a piangere in aramaico perché non ce la fa tirarla. Se no abbiamo questa che è 32.000 litri, anche questa è sempre una vasca, raga, possiamo anche provare a usare questa. Sì, dai, noleggiamo questa, vediamo un po'. Vabbè, neanche tanto, dai, va bene, va bene. Ah, ragazzi, un attimo che mi è arrivato il segnale che le cuffie si stanno scaricando, ma come vedete il vostro marci c'è il cavetto qua, dunque non è un problema. Un attimo che attacco il cavetto, riprendiamo, raga. Allora, ok. Perfetto, cavetto attaccato. Lo preparo sempre perché nell'eventualità, insomma, è chiaro che ci serve. Allora, l'abbiamo già noleggiato? Vediamo un po'. Sì, l'abbiamo già preso. Dunque, andiamo a prendere il nostro mancello, attacchiamo dietro e torniamo là in cava. Allora. E vediamo un po' di fare i primi lavori, ragazzi, sperando che vada tutto bene. Via, andiamo. Anche qui accendiamo tutto. Intanto qualche amico. Vediamo un po' le trombe. C'ha le trombe anche questo, sì. Via, ragazzi, si va a provare. Ecco, questa era la vecchia fattoria dell'Hermel Creek, ragazzi, non so se ve la ricordate. Non c'è la casa perché per metterla dove l'ho messa io ho dovuto togliere questa, perché più di una non ve ne fa mettere, lo sapete. Tanto a noi quella zona lì non ci interessa. Non sono qua, ripeto, per giocare la fattoria come va giocata, ma sono qua per un tipo di gioco un po' diverso. Il mod ha scelto questa mappa per modificarla, chiaramente, e noi andiamo avanti con il gioco. Allora, siamo quasi arrivati, ragazzi, vediamo adesso come organizzarci. Tanto il nostro scavatore lì. Allora, vediamo un po' come riusciamo a organizzare. Ecco, a me mi fa paura un po' questa salita, sperando che il camion una volta. Perché le pietre sono pesanti, ragazzi, le pietre sono belle pesanti. Però vediamo, vediamo cosa riusciamo a fare. Ok. Proviamo a caricarlo un pelino, magari non lo carico tutto, raga. Forse un po' più vicino. Forse un po' più vicino avrei dovuto metterlo, sì. Allora, aspetta un attimo. Ecco, magari una roba del genere, dai. Ok, proviamo un attimino, raga, vediamo. La Madonna. E sono pietroni, non sono pietrine, ragazze. Cioè, questo due o tre bennate a riempire. Ci passiamo? La Madonna, un po' troppo vicino.
Ok ragazzi, dai, dai che ce la facciamo. Poi una volta che capiamo anche i comandi. Quella. E lui si imbarca. No, abbassiamo un pelino. E dunque? Ah, ci siamo piombati? Vabbè, poi cercheremo di sbloccarlo, ragazzi. Adesso andiamo avanti a caricare il nostro man. Potevamo metterlo, non ci ho pensato a metterlo anche di fianco, ragazzi. Infatti ci conviene metterlo di fianco perché evito di girare tutto l'escavatore. Allora, intanto vediamo se riusciamo a salire col man, raga. Facciamo una prova. Vediamo se riusciamo a salire. Ma sembrerebbe questo il pezzettino qua. No, però sembra che ce la fa senza problemi. Bene, dai, comincio a vuotare questo, raga. Magari un po' più dritto, Ciccio, che dici? Ci mettiamo un po' più dritti? Ok, eccoci così. In teoria dovremmo scaricare qua, giusto? Ok, sì. Scarichiamo qua. Poi qua c'è da portare, se non ho capito male, cippato e l'acqua, ragazzi. Non è solo una questione di pietre. Allora, abbiamo provato a vedere se riusciva a salire anche il camion. Adesso mi metto di fianco, così evitiamo di far girare tutto l'escavatore, in modo che si gira solo da una parte. Quella, aspetta, stai calmo. Mamma mia, ste vasche. Allora, vediamo se riesco. La vasca non è facile, ragazzi, anche su Eurotrack mi sono reso conto che la vasca a retromarcia non è molto facile, probabilmente perché è piccolo, si gira subito. Allora, vediamo un po' se così lavoriamo un pelino meglio con l'escavatore. In teoria sì, in pratica non lo so. Allora, via, andiamo giù di nuovo. Adesso proviamo a caricarlo bene, raga, vediamo se il nostro man ci fa degli scherzi. No, 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 no. Speriamo che non si faccia degli scherzi. Siamo troppo vicini adesso. No, dai. Ok. Ah, mi devo avvicinare un po' di più. Allora, peschiamo qua, dai. L'ho perso. Sbagliato manovra, raga. Vabbè, lo riprendiamo, dai. Allora, andiamo giù. Ok. Ok, adesso ci siamo. Tira su.
Siamo un po' in discesa, ragazzi. Forse ci conveniva andare a prendere quello che c'è di sopra. Però vabbè, dai. Sì, chiaramente mi devo un po' abituare ai comandi, però insomma, pian pianino, raga, dai. Pian pianino ce la facciamo. Via. Allora, ok, dobbiamo aprire così, perfetto, andiamo giù. Ma stavo guardando un attimo una roba, raga, devo capire. Ah, ok, ecco, questo volevo capire, ma un girofaro ce l'abbiamo? No, non danneggiare il camion, Ciccio, stai calmo. Andiamo a pescare sempre qua, raga. Quella, quella, ce lo stiamo portando giù pian pianino. Tanto, vabbè, con questo cucchiaio penso che lo andiamo a riempire, ragazzi, penso proprio di sì. Ok. Dovremmo in terra? Vabbè, poco poco. Dovremmo essere pronti. Vediamo un po', raga, se è pieno. Sì. Allora, proviamo a vedere se belli pieni riusciamo a salire. Sembrerebbe di sì, ragazzi, sembrerebbe di sì. Vedete, è quello che io ho paura, ragazzi. Piano piano, essendo comunque ce la fa, dai. Chiaro che in quel pezzetto lì di salita, però ce la fa, ce la fa. Allora, scarichiamo qua nuovamente. Via, scarichiamo anche questo. Andiamo a vedere nelle fabbrichette come siamo messi, ragazzi. Dunque, quello che sto facendo. Ah, questo è il marmo pieno, ragazzi, pieno di blocchi, perché l'avevo provata stamattina. Allora, vediamo un po'. Questa. Stiamo facendo questa, ragazzi, questa qua. Vedete che le pietre che sto mettendo, un piccolo allineamento, siamo arrivati a 48.000, ragazzi. C'è molta roba da fare. Allora, facciamo una roba, raga. Io direi di spostarci là, che forse la vogliamo un po' meglio. Eh sì, per me sì. Anche se comunque quella roba qua la dobbiamo. Che qua. Come facciamo a lavorare, raga?
Qui l'escavatore dove lo metto? Ma sì, stiamo là, dai, tanto non cambia niente, raga. Prima o poi anche da lì dovremo cominciare a togliere, eh. Allora, vediamo se riesco a sbloccare l'escavatore perché lo vedo un po' bloccato qua. Vediamo un attimino, raga, se riesco a tirarlo via da qua. Speriamo. Ah, no, no, viene fuori, dai, 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 dai. Ci dobbiamo aiutare col braccio? Vai, vai fuori, vai fuori, vai fuori. Perfetto, dai che sei uscito. Ecco, io mi metto un po' là, ragazzi. Forse va... No, 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 perché? Perché vai indietro? Devi andare indietro. Ah, di nuovo. Perché siamo proprio in discesa, raga. Siamo proprio in discesa. Dunque mi devo aiutare un po' con la ben, cioè con la ben, col braccio idraulico. Ok, siamo usciti, dai, siamo usciti. Mi metto qua, ragazzi, mi metto qua che è un po' più pari. Sembrerebbe appena appena più pari qua, ragazzi. In teoria sì, dai. Tira su, tira su, tira su. Ok. Allora, mettiamo il nostro camion di fianco, l'abbiamo fatto prima. Dai, però pensavo peggio, il massimo porta bene, ragazzi. Pensavo molto peggio, invece. Sì, chiaramente in quello spunto di salita lì è un po' tiratino, però dai. Insomma, ci sta, ci sta. Poi avremo anche il discorso di magari, che ne so, prendere qualcosa anche di più potente. Però non troppo attaccato, non esageriamo. Abbiamo anche un bello Scania da provare, ragazzi, Mercedes. Abbiamo un po' di camion da provare, eh. Io adesso ho preso questi. Ok. Vediamo se qua va un po' meglio. Tanto ci scarichiamo questo, raga. No, 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 no. Ok, allora. Ma perché? Perché sono un po' troppo vicino. Ci spostiamo un pelino, ragazzi. Magari così lavora un po' meglio. Dai, proviamo così. Un po' troppo attaccato ero, raga. Ok, vediamo se così riusciamo un attimino a lavorare meglio. In teoria sì. È un pochino meglio, dai. Però fa un po' fatica a prendere. Forse devo stare un po' più sollevato. E
Ma più sollevato non acchiappa, vediamo un po' così. Fa un po' fatica, sto guardando ragazzi, fa veramente un po' fatica a raccoglierla, come mai? Allora, apriamo un po' di nuovo la penna, vediamo di appoggiarci un po' di meno. Ma se ci appoggi un po' di meno, vediamo così. No. Poi chiaro ragazzi, devo un po' imparare i movimenti dell'escavatore, adesso un po' che non lo uso, però insomma pian pianino ci aggiustiamo come meglio possiamo. Ok. Allora tira su un attimo. Ecco, vedi, una roba del genere. Ok, no, su. Pieno, nuovamente. Andiamo Ciccio che è ora di salire. Ragazzi, un bel lavoro. Abbiamo tanta roba da fare. Chiaramente poi andrò a lavorare con i dumper della Caterpillar, andrò a lavorare con mezzi molto più pesanti, molto più capienti, proprio i classici mezzi da cava. Adesso oggi è la prima puntata, sto cercando di... Dai Ciccio, su, non abbandonarci. Di vedere un po' tutti i funzionamenti, un po' i macchinari, è chiaro che insomma anche per me è tutto nuovo, ragazzi. Però è una cosa che mi ha preso subito e ripeto, è circa una settimana che la stavo valutando, stavo vedendo di comunque assemblare dei pacchetti per lavorare in una mappa così, in un contesto del genere, ecco. Allora, quanta roba abbiamo? Pochissima, 48.000. Andiamo a mettere lì un po' di roba, ragazzi. Siamo arrivati a 80.000 adesso, ragazzi. Facciamo ancora due o tre carichetti, poi vediamo di muoverci. Anche perché ci serve altra roba, non ci serve solo le pietre. Ok, andiamo un po' di caricare ancora uno. Allora, sì, così. Ok. Cerchiamo di stare un attimino più. Però vedi, se sto molto sollevato non lo raccoglie. Così troppo abbassato.
perché sono ancora troppo vicino, mi sa, sì. Vabbè, poi ci prenderemo un po'. No, 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 se no danneggi il camion. Anche perché non sei piccolo, danni ne fai. Eh no, devo andare proprio giù, ragazzi, perché sennò. Ecco, questa lo sono riuscito a prenderla bene. Ok. Proviamo a votare così, vediamo così, eh. Niente, ancora troppo fuori. Vabbè, ragazzi, l'importante è che carica, poi fuori o dentro. Vabbè, questa volta ne abbiamo preso un po' di meno, però fa niente, ragazzi. Ok. No, ma perché? Ma no, l'avete riempito bene. Ok, sono lavori chiaramente, ragazzi, di pazienza, ci vuole un po' di pazienza per capire un po' chiaramente i comandi, però insomma una volta che prendiamo la mano dopo si viaggia. Dovrebbe essere pronto anche questo, ragazzi, dovrebbe essere pronto anche questo, andiamo a vedere. Sì, beh, manca poca roba, vado a scaricare lo stesso, dai. L'ho presa un po' più larga, ragazzi, per dargli un po' più di rincorsa. Infatti mi sembra che adesso è salito un attimino meglio. Sì, dai. È salito un attimino meglio. Allora, vediamo un attimino a quanto arriviamo. Ok. Dai, ragazzi, siamo già diventati verdi. 103.000 litri. Perfetto. Allora, facciamo una bella roba. Io con le pietre mi fermerei. Allora, andiamo a prendere il cippato. Ragazzi, il cippato chiaramente non mi metto a fare legna, perché ci manca anche che mi metta a fare legna. Ho fatto un discorso del genere, ho messo un silos multifrutti compravendita e lo andiamo a prendere là. Ci
Mi devo ricordare dove l'ho messo però, ragazzi, perché sennò siamo nei guai. Allora, io sono qua. Sì. Ah, ok, perfetto. Allora, giusto. Giusto, 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 così. Ok, saliamo da questa parte. E poi qua dovremo salire, giusto? Aspetta, prima che mi incasino. Sì, qua così dobbiamo salire, ragazzi. L'ho messo un po' distante che... Qui. Mi pigliasse proprio... hai ragione. Mi pigliasse... Quella, allora... Sì, dovremmo essere qua. Ho messo un silo perché è chiaro che non mi metto a fare legna, ragazzi. Ci mancherebbe solo che mi metta a fare legno, non la finiamo più. Un silo dove lo compriamo e via. Ma io dove sto andando veramente, ragazzi? Ma l'ho messo così in fondo? Eh sì, eh sì. Ci sta, dai, ci sta. Siamo arrivati, ragazzi, siamo arrivati. Eccolo qua. Ho messo una roba del genere perché insomma è chiaro che, ragazzi, non posso mettermi a fare legna, ci mancherebbe. Allora, compriamo un po' di cippato, vediamo un po'. Eccolo qua. Vediamo un bel camione, una bella vasca di cippato, raga. Perché insomma, ragazzi, se mi metto a fare anche legna non la finiamo più veramente. Tanto voglio dire, mi serve solo in quella fabbrica lì, dunque preferisco comprarlo. E poi faremo qualche viaggio con la cisterna dell'acqua, in modo che così riportiamo un po' di tutto, ragazzi, insomma quelle tre materie che gli servono per mettersi a lavorare. Piano, piano. Vediamo un po' da dentro, ragazzi, pedino. Piano, piano, in curva. Ok, qua non arriva nessuno, possiamo andare. Ragazzi, faccio due viaggi di cippato e poi andiamo in negozio a prenderci la cisterna dell'acqua, perché sennò non saprei dove caricarla. Allora, il cippato lo dobbiamo mettere da un'altra parte, chiaramente, raga. Eccoci qua. Ok, possiamo già scaricare. Ma noi ce ne andiamo sul trigger. Vai. Via, scarichiamo un cippato, ragazzi. Andiamo più avanti. Allora, vediamo un attimino di andare sulle fabbrichelle, capire un po' la situazione. Ci vuole un po' di roba. Dai, facciamo almeno un altro viaggio, ragazzi, poi andiamo a prendere l'acqua. Ecco, già vedete, con la prima fabbrica c'è tanto lavoro da fare, ragazzi, come noterete c'è veramente tanto lavoro da fare. Immaginiamoci mettere in produzione tutte le altre, però insomma, dai, è un gioco che vale la pena fare, è un gioco che a me piace tantissimo,
anche per cambiare un po', per non portare sempre solo esclusivamente l'agricoltura. È chiaro, ripeto, tanto di cappello anche l'agricoltura, perché comunque anche fare le farm con gli animali, i campi e vendere tutte le colture è molto bello, a me piace tantissimo. Però ci sta anche un po' cambiare, ecco, fare un discorso del genere. Sì, ho preferito, l'unica cosa, ecco, il cippato, ho preferito mettere un silos un po' distante, così in pratica facciamo anche un viaggetto per andare a prendere il nostro cippato. Però mettere un coso così, perché ho detto, ragazzi, se mi metto a fare la legna, cioè non è questa la priorità di questa sedia che sto facendo. La priorità di questa sedia, ragazzi, è farvi vedere le fabbriche, farvi vedere il trasporto dei macini di marmo, dei massoni di marmo, farvi vedere il trasporto della sabbia. Ecco, quelle sono le mie priorità. La legna ormai penso che tutti l'avete fatta, penso che tutti la sappiate fare, dunque non sono stato lì a dirmi, ma sì, facciamo anche la legna. No, voglio farvi vedere le novità di questa mappa. Piano, piano, Ciccio, vai bello piano. Che curva, ragazzi, che curva. Boh, andiamo, raga. Scarichiamo anche questo. Poi parcheggiamo la vasca, ragazzi, andiamo in negozio a noleggiare la cisterna dell'acqua, eh. Ci serve l'acqua, ragazzi. Comunque il nostro man, ragazzi, si sta comportando veramente bene, niente da dire. Si sta comportando veramente molto molto bene. Ok, scarichiamo anche questo. E poi chiaramente andiamo a prendere la cisterna, che ci serve anche l'acqua, raga. Ok, allora io volevo vedere. Questa la mettiamo qua, ragazzi, la parcheggio qua vicino alla piattaforma. Ok. Perfetto. Io voglio vedere una robettina qua, perché ho visto l'acqua. Poi magari sistemo io, metto qualcosa dove andare a prenderla. Però momentaneamente ci dobbiamo accontentare del ruscellino, ragazzi. No, a parte che cosa sto dicendo? C'è. No, niente, niente, ho già capito dove andare a prenderla, raga. Vabbè, andiamo in negozio, dai, andiamo in negozio. Andiamo a prenderci la cisterna. Siamo 1:28, ragazzi, oggi mi allungo un pelino giusto per poter far partire almeno la prima fabbrica, se riesco. Con l'acqua dovremo iniziare a farla produrre. Però mi serve la cisterna, raga, dobbiamo andare in negozio a prendere la cisterna. Magari sto un po' nella mia corsia, sarebbe anche meglio. Rettilineo, andiamo a manetta, ragazzi. Mi incuriosiscono questi palazzoni, cosa c'è da fare se una volta che incominciamo a portare il materiale si autocostruiscono. Penso una roba del genere, eh? Presumo che sia una roba del genere.
Ok, ci siamo nuovamente, ragazzi, andiamo a vedere se troviamo qualche cisternina da noleggiare. Allora, io ne ho visto una che era da queste parti. Eccola qua, che porta anche l'acqua. C'è scritto propane, ma porta anche l'acqua, ragazzi. Dunque, la noleggiamo. Ok. Allora, da queste parti, raga, ci dovrebbe essere, magari se mi addrizzo un pelino, forse è meglio. Riusciamo con la gru a girare, non è che mi dà problemi. No, no, no. Pensavo che mi desse problemi con la gru. Ecco quello che cercavo, ragazzi. Qua c'è una vaschettina dell'acqua. Magari se riesco a scendere. Lo so che non è bello questo, ragazzi, però datemi il tempo di organizzarmi. Poi oggi la facciamo così, dai. Oggi la rubiamo così. Poi il tempo di organizzarmi per mettere un qualcosa dove andare a prendere l'acqua, ragazzi. Ci mancherebbe. Oggi è solo oggi che è così. Volevo portarvi la mappa, volevo farvi vedere un po' di cosa si trattava. Lui la Madonna, è pesante? Dai Ciccio, su, io ti capisco. Vabbè, 40.000 litri? Eccolo lì. Dov'è che ti stai incastrando? Allora, ho già capito cos'hai. Dobbiamo salire di fianco perché se no non sali, dai, ho già capito. Ok, mettiti di fianco. Sì, poi mi organizzo meglio con l'acqua, ragazzi. Andremo a mettere qualcosa lì da quelle parti delle cave in modo che così ci abbiamo l'acqua a disposizione. Allora, vediamo se arriva qualcuno. No, possiamo andare. Ci allarghiamo un pelino. Cisterna da 40.000 litri, ragazzi. E insomma, la sente, un pochettino la sente, ragazzi. Abituati a tirare quella da 32.000 litri in farm. Questa ne ha 40, insomma, qualcosina in più. Comunque non posso dire niente, dai, si comporta bene il nostro man, si è portato dietro anche l'escavatore, niente da dire. Poi, ripeto ragazzi, poi pian pianino ci attrezziamo sempre meglio, eh. Adesso, oggi la prima puntata, non pensavo neanche chiaramente di far partire una fabbrica, ho detto faccio solo magari un giro nella mappa per far vedere un po' le robe, però poi ho detto no, dai, facciamo almeno una fabbrica. Così incominciamo a capire per cosa stiamo lavorando. Ci siamo, raga. Poi c'è anche un altro punto dove si può andare a prendere. Ma se io giro da qua? No, non puoi, perché dopo non puoi entrare nello stabilimento. Andiamo a fare la strada normale, tanto non ci costa niente. Allora, possiamo passare questo, raga, giriamo sulla sinistra. Tu dove vai? Eccolo lì, ottimo. Speriamo di non aver problemi a raggiungere. No, non dovrebbe aver problemi a raggiungere l'acqua, ragazzi, che sono spazio abbastanza largo. Perché, insomma, è chiaro che ci stiamo muovendo con una bella bestia, eh.
La Madonna, già qua arriva il trigger dell'acqua, la Madonna, che in teoria sarebbe là il trigger, ragazzi, non so se lo vedete, eccolo qua, qui dobbiamo scaricare l'acqua. Via, scarichiamo anche l'acqua, tanto ecco qua, bene, e sta già lavorando ragazzi, 327 come vedete sta già lavorando. Via, andiamo a fare un altro viaggetto, la prendiamo qua vicino adesso raga. Però sì, mi devo organizzare con qualcosa, con qualche vascone, con qualche idrante. Insomma, chiaramente è una cosa molto più credibile piuttosto che andare a prenderla così nei laghetti che non è il massimo, raga. Però oggi un po' con la fretta così ho detto, ma sì, dai, partiamo, poi pian pianino ci organizziamo. Andiamo a prenderla qua, raga. Sperando che me la faccia prendere, c'è quel posticino che per attraversare la strada è attraversata dal Fiumiciattolo, noi proviamo a prenderla qua. Ecco, io intendevo qua, raga, vediamo se ce la fa prendere. In teoria, sì, ce la fa prendere. Bene, possiamo partire nuovamente. Poi verremo anche qua a vedere un attimino. Qua mi devo un po' allargare. Speriamo che il ponte non si stacchi, non sprofondi. Bene, è andata, raga, dai. Sempre quello di prima? Eh sì, mi sa che è quello di prima. Ciao bello, ciao. Non c'ho tempo per fermarmi a chiacchierare. Saluto Massoreta. Ragazzi, ha suonato. Questo dove va? E adesso aspetti tu, bello. Allora, vediamo un po', intanto guardate qua, abbiamo già 11.150, non so se me lo butta fuori, ma penso di no, pensavo a blocco tipo il marmo, ragazzi, ma per me dobbiamo venire qua con una vasca e farci caricare la roba. Eccolo qua, ecco qua i bancali, ragazzi, ecco qua i bancali che vengono fuori, eccolo qua, l'abbiamo beccato in pieno. Ecco, questo bisogna capire dove serve. Questi bancali qua bisogna capire dove serve. Bene, ragazzi, io mi fermo qua. La prima fabbrica, il primo cantiere l'abbiamo fatto partire. E insomma, dai, anche qua un po' di emozione mi è venuta perché comunque l'escavatore, il camion, la cisterna, un po' di mezzi belli pesanti. Poi, ripeto, la cavalleria, quella potente, la butteremo in campo, però insomma, ragazzi, facciamo un passo per volta perché se vi butto via tutto adesso in campo, insomma, è chiaro che finisce tutto e subito. Mezzi ne abbiamo tantissimi da usare.
e pian pianino facciamo tutto. Boh, ragazzi, io spero che questa nuova serie sia di vostro gradimento, che vi piaccia, se avete dei consigli da darmi, se qualcuno ha giocato già questa mappa, si faccia avanti e se mi può dare qualche consiglio, ben venga. Io oggi ho portato il primo gameplay. La mappa l'ho visitata un po' così, però vedete che mi muovo ancora con la mappa, con la cartina aperta, perché se no, ragazzi, faccio un po' fatica. Il modder ha fatto tante modifiche, ha messo tante fabbriche, le cose da fare sono tante, però insomma siamo qua per provarci. Ragazzi, io ci sto provando a portarvi qualcosa anche di diverso rispetto al solito. Fatemi sapere se è di vostro gradimento. D'accordo? Ragazzi, per oggi è tutto, noi ci sentiamo la prossima volta. Un grazie a tutti e ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi, ciao ciao, alla prossima.